Il consorzio universitario di Agrigento ha i nodi finanziari e didattici. Il presidente Armao convoca l'assemblea dei soci. Irene Milisenda. La situazione del polo universitario di Agrigento si aggrava sempre di più. Meno fondi dalla regione, consorzi universitari e contenziosi con l'Università di Palermo per un debito da 9 milioni di euro, che stanno soffocando una struttura importante per il territorio che negli anni ha permesso a migliaia di studenti agrigentini di laurearsi sotto casa senza essere costretti a viaggiare o a spostarsi in altre città. E se da un lato si affronta il tema delle politiche di sviluppo del sistema universitario, cioè delle relative politiche del Ministero da adottare anche in materia di decentramento universitario, dall'altro lato per far fronte alle problematiche e cercare di programmare le iniziative utili a salvare il polo universitario agrigentino, il presidente Gaetano Armao ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci. Tre punti all'ordine del giorno: l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e la conferma dell'approvazione del rendiconto 2015. Oggi è un'assemblea tecnica che approverà gli strumenti finanziari, per la verità il consuntivo dal 2016, ma al di là dell'approvazione degli strumenti finanziari, noi oggi è quello che viene fuori da questo convegno. Noi abbiamo da un lato il Ministero che aumenta la dotazione finanziaria per quanto riguarda tutte le università e che è cascata poi, come dire, sono finanziamenti che servono anche per il decentramento, quindi cioè, da un lato abbiamo un incremento da parte del governo centrale della dotazione finanziaria dell'università. Di contro poi abbiamo una regione siciliana che ha ridotto al lumicino i trasferimenti alle università e ai consorzi universitari, secondo una logica di tagliare, 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 che ormai non va più bene. Noi siamo passati da una dotazione finanziaria di quasi 6 milioni di euro che diciamo, serviva per tutti i poli decentrati a un finanziamento che è stato inserito nella finanziaria, che per fortuna ancora non è stata approvata, di appena 2 milioni e 200 mila euro che dovrebbero ripartirsi tutti i consorzi universitari. Ora se pensate che con 2 milioni e 200 mila euro diciamo, tutti i consorzi universitari dell'isola possano fare decentramento universitario, ci stiamo sbagliando, perché come dire, non bastano neanche forse per due poli decentrati, quindi ci deve essere uno sforzo da parte del governo centrale di finanziare il decentramento universitario. Quali sono gli altri punti all'ordine del giorno di questa assemblea? Oggi abbiamo fondamentalmente l'approvazione degli strumenti finanziari del bilancio consuntivo dal 2016, poi domani avremo invece il consiglio di amministrazione per discutere in ordine alle risultanze del contenzioso con l'Università di Palermo, rispetto al quale oggi avremo notizie dal TAR. Agrigento vive un momento di crisi. Quali sono le prospettive future per questo consorzio universitario? Ma dunque, pur non conoscendo le specificità ovviamente di questo consorzio, conosco la problematica generale. La problematica generale, come ho avuto anche occasione di dire, sta nello scommettere su quelle che sono le caratteristiche più qualificanti dei diversi territori. Quindi non pretendere di gemmare nei territori quello che c'è nelle sedi centrali, ma riuscire a costruire in questi territori quelle che sono offerte formative molto specifiche. Questa credo che sia l'unica forma di scommessa che si può vincere e che può vincere a questo punto anche il polo di Agrigento.